Mi raccontava Rosa, quando ero piccina, che nelle campagne di San Potito Sannitico e di Sant'Angelo c'erano dei tesori nascosti. E allora io, sempre incuriosita, mi facevo raccontare queste storie. A Sant'Angelo mi raccontava che c'era l'upurcegliuzzu roru, che un signore di Sant'Angelo, a metà veramente tra Sant'Angelo e Alife, ha trovato che poi l'ha portato fuori e l'ha venduto, questo upurcegliuzzu roru, e si è fatto una posizione. E così anche nei terimenti di San Potito, nelle antiche masserie, quelle là in Voco, in periferia, lontano dal paese, per la paura dei briganti, mi diceva Rosa, se nascondeva un tesoro, perché sennò arrivavano i briganti e gli rubavano tutte cose. E così anche a San Potito, nelle vicinanze di un'antica masseria, hanno nascosto ai tempi dei briganti un tesoro. E una cinquantina di anni fa, un contadino lavorando ha trovato questo bel bauletto con tante monete di oro, ma dice che erano assai, che luccicavano. E infatti questo signore non lavorò più la terra, ma si comprò un bel appezzamento di terreno, costruì due belle case, fece studiare i figli, e quindi le leggende dei tesori nascosti nelle nostre zone del Matese ci stanno. Io ve ne racconto soltanto queste due, però poi ce ne stava un altro pure, dice che sotto al castello di Gioia Sannitica, là pure ci stava un altro tesoro. E poi a Prata, insomma, nelle nostre zone i tesori ci stanno. Basta saperli trovare, andateli a cercare.